Siamo con Riccardo Giannetti, presidente PS FEA, all'incontro del nuovo regolamento europeo sulla privacy organizzato dall'OIC. Gli chiediamo quali sono i nuovi scenari che si aprono con l'ingresso di questo regolamento e quali le problematiche da affrontare. Sì, diciamo che l'ingresso del regolamento, l'approvazione del regolamento europeo ha sicuramente cambiato la cultura e la mentalità, anche se dobbiamo dire era 20 anni che la nostra legislazione prevedeva già una normativa di riferimento. Su questo dobbiamo anche dire che la norma italiana era già molto completa e molto affidabile. Il refresciare, il rinnovare comunque con una norma nuova sicuramente farà bene, perché riesce a far parlare ancora e ancora meglio della tutela dei dati personali. Quali sono le novità del regolamento? Le novità del regolamento sono che comunque si pone l'attenzione di maggior tutela all'individuo, al soggetto, quindi i dati personali non saranno più dei dati che potranno girare liberamente o ancora paradossalmente che verranno messi nel circuito della cosiddetta nuvola senza sapere dove vanno a finire. I soggetti che tratteranno dati personali avranno degli obblighi molto ben precisi, sia nel rispetto, sia nella prevenzione delle perdite e sia nella valutazione del rischio che essi devono fare per trattare questi dati personali. Valutazione del rischio che è uno degli elementi fondamentali e alla base proprio del nuovo regolamento, richiamati fra l'altro anche dal Presidente Soro in diverse valutazioni che ha fatto nel tempo in convegni e seminari. La valutazione del rischio è quello che in realtà serve proprio per capire se un trattamento serve o non serve, cosa devo fare per tutelare i dati delle persone. Altra novità importante è il meccanismo di certificazione. Il meccanismo di certificazione, previsto pur essendo volontario, è un meccanismo che consente ai titolari del trattamento di tutelarsi nei confronti anche del sistema sanzionatorio, perché il meccanismo di certificazione garantisce che vengano rispettati certi requisiti previsti dal regolamento. Altro elemento importante sono i cosiddetti codici di condotta che hanno una complessità maggiore, però che consentiranno ad associazioni di categoria proprio il rispetto dei propri associati a delle regole ben precise scritte all'interno del regolamento. Il regolamento, come dicevamo, è in vigore, quindi a tutti gli effetti è norma di legge, anche se vengono dati 2 anni per adeguarsi al nuovo, al nuovo impianto normativo. Questo perché, essendo un regolamento, vige in tutti gli Stati dell'Unione contemporaneamente e esattamente allo stesso modo, cosa che in realtà non era prima la vecchia direttiva. E questo chiaramente, dobbiamo dirlo con tutta franchezza, l'Italia era molto all'avanguardia, quindi non avrà enormi problemi. Per quelli che non l'hanno fatto è meglio che cominciano ad adeguarsi. I problemi li avranno le altre nazioni, perché proprio le altre nazioni avranno grosse difficoltà a seguire tutta una serie di richieste che il regolamento gli pone come scadenze obbligatorie da qui a ormai meno di 2 anni.